Dio mi sta mettendo alla prova. Ho rovistato in giro alla ricerca di armi e attrezzi per riuscire a sopravvivere. Tempo fa il Khan aveva voluto che io imparassi a tirare con l'arco e a combattere come uno dei suoi soldati, e io gli sono grato per questo. Mi ha donato le sue frecce, che possono perforare le armature. Se ho sete, bevo dal ghiaccio che mi circonda, anche se ormai è quasi tutto rosso dal sangue che è stato versato. L'esercito del profeta sorveglia una città ormai morta. Questi non sono gli stessi soldati che abbiamo incontrato alle porte della città. In qualche modo sono diversi. Tra loro ho riconosciuto un uomo che ho ucciso in battaglia io stesso. Una vecchia leggenda dice che quelli che guarderanno la sorgente divina, affidandole il profondo della loro anima, otterranno l'immortalità. Se è vero, io morirò qui e mi porterò nella tomba il segreto che ero venuto a cercare. Inviato dalla Trinità tra i mongoli, fu costretto a darsi alla macchia dall'esercito di immortali di Kitesh. Oh, mongolo livello 2. Allora, proprio adesso potremmo... È chiuso e contemporaneamente... Puoi usare il trabucco per rispondere. Potrebbero essermi utili per sfondare la porta. Bel punto questo, eh. Voglio questi qua. Io sto andando un po' a casa in questo momento, vediamo. In teoria era abbastanza... devastanti ste cose. Giù, giù, giù. E curati. Questo è pure un modo... A parte non muovere. Ok, frecce. Con quel carretto lì. Si può impiantare anche qua. Basta.
permesso. Devo buttare giù quella porta. Spostati per prendere la mia, dov'è? Eccola. E la mira è questa? Devo solo sparare. Ok, attraverso la seconda porta adesso. Ha funzionato. Fare un po' più baccano in realtà. Cosa sarebbe questo? Ah, va bene, il coso, ok. Dove era attaccata la corda, quindi. Va bene, va bene. Sotto ce n'era uno. Ho visto uno. Resta lì, resta lì. Ancora prima di abbracciarti ti avevo quasi persa, Lara. Ma hai lottato, volevi vivere, respirare, stringere i tuoi piccoli pugni e strillare per tutto l'ospedale. Era il suono più bello che avessi mai sentito. Quando tornai a casa quella sera nevosa, mi cucinai una bistecca, poi bevvi una mezza bottiglia di whisky, cercai di trasformare due racchette da tennis in un paio di ciaspole e alla fine mi addormentai con il gatto. Ero felicissimo. Penso di aver sentito quella storia decine di volte e potrei sentirla ancora altre 10 volte. Avrei voluto che quella felicità continuasse. Avrei voluto trascorrere più tempo insieme. Dunque. Continuiamo con le cose da offensive invece che difensive, o poi metteremo magari anche quelle della caduta, però. Può contenere una grande quantità di petrolio. Basta. Qui manca ancora una cripta almeno. E poi vediamo cosa passerà fuori. Cioè, se ci sarà qualcos'altro, visto che di cripte ce ne sono di più di una. Ce n'è ancora più di una. Vabbè. C'è ancora questa statua, ma. Ok, bastava distruggerla. Ci sono dei danni strutturali. La battaglia ovviamente si è fatta sentire. Ma la maggior parte della città è ancora in piedi. Ah,
anche questo si apre di là. Sì, si vedono le corde, quindi si apre di là anche questo. Questo affresco commemora le vittime della battaglia e coloro che morirono in seguito per fame o malattia. Punti esperienza, ma... Anzi, facciamo una cosa. Abbiamo trovato finalmente una... Andiamo giù anche a Monolite. Voglio vedere se si incendia quella torre, che probabilmente è la quarta sfida, terza quarta sfida della zona. Se si accende non è così. Vedo che non si illumina di rosso niente, quindi... Niente. Riusciamo a saltarli là? No. Non ci fa nemmeno scendere. E che siamo nel solito. Qui... no, c'è. Però qua bisogna rifare la città, vabbè. Non sono sicura. La grammatica mongola è complessa, ma sembrano... Che simboli? Sì. Ma davvero era così il linguaggio? Se non ci fossero altra roba da streamare, uno dice vabbè, faccio la partita e poi faccio tutte puntate extra per fare quello che viene chiamato platinar sulla PlayStation 4, per esempio. Qua giochiamo su PC, però l'idea è la stessa, insomma, di fare il 100%. Oh, esattamente, tanta roba che preferisco ogni... Anche se non ci fossero novità in questo periodo, piuttosto faccio rassegne vecchie. Ce ne sono io ho migliaia di giochi, quindi non ha proprio senso concentrarsi solo con uno. Cosa che fai finché, non so, sei ragazzo, non hai un tuo stipendio, non hai i tuoi soldi, quindi ti godi fino alla fine quello che tu riesci a comprare. Nel mio caso non ha senso proprio, per quanto comunque questo sia uno dei pochi che mi farebbe venire il pensiero, mi fa venire il pensiero comunque. Frecce perforanti? Questo cos'è? Per la corazza? Ecco, c'è di stavolta! Sopravvive all'imboscata. Quello di lì? Solo di qui arriva? Ma che palle! Allora. No, vai.
Ecco, in questo caso qua si fa fatica a fare a selezionare. E volevo avere quelle avvelenate, ma voglio dire, non riesco a tenere premuto uno e il digitale contemporaneamente. Ma che cavolo. Allora. Vibrazioni, basta! È mostruosa questa freccia. Ci sono quasi. Perlomeno a questa difficoltà. Devo trovare un altro trabucco. Ok, supera la famosa seconda porta. Beh, almeno troviamo anche le pelli lì dentro. Non ti rimane molto tempo, Lara. Devi trovare la sorgente prima di loro. Non puoi fare più niente. Cerca di metterti in salvo. Scordatelo. Tu hai bisogno di noi, così come noi abbiamo bisogno di te. Insieme sopravvivremo, da soli moriremo. Ora vai. C'era qualcosa dall'altra parte, magari, che non ho guardato. Un vaso d'argento. È molto usurato, ma ha un ritratto del profeta. Dovevano aver avviato gli scambi commerciali con il mondo esterno. Boh, sono venuti qui a fare, eh? Ok, di là. Sono qua per, solo per quella cosa lì. E adesso che siamo qua? Ma che cosa significa? Ah, là. Ugh!
Ah, questo è di nuovo quelli da spingere. Devo raggiungere la cima della torre, ma la strada è bloccata dal ghiaccio. Era troppo in alto. Doveva stare forse. Cavolo, no, 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 no. Devo guardare i cerchi alla fine, penso. Però non è ancora giusto. Adesso forse sì. Ok. Ah. Oh. Alleluia. Alleluia. Sto facendo un po' una tirata io con questo, quindi sono un po' stanco adesso. C'è un ostacolo. Devo liberare il passaggio. Ah, l'ostacolo è lì. Ah, carina. Cioè, in realtà è solo una cosa che fa perdere tempo, però è carina. Fare però no, lo attacco. Ok, vedo che appunto sono inizio a essere stanco, devo semplicemente ritornare indietro e questo spacca. Ok, ha funzionato, ora devo abbattere la porta. Brucia tutta, spero. Ancora.
passa l'altro trabucco, infatti non è... No, qua. Dicevo, infatti non bastava, non era incendiata tutta. Di questi specie di arieti. Spacca il ghiaccio. Cosa fare però, infatti. Lo devo spaccare come? O l'altro... Basta. Vai! Un po' più in alto. Devo trovare qualcosa da usare per tenere in equilibrio il braccio della gru. No. L'assedio di Kitesh deve essere durato per mesi. Ah, è da qua che si sale, ma... Quello che vorrei fare io è vedere se riusciamo a saltare su. Qua, vediamo. Dai. E vecchio Tomb Raider, tutto quel percorso lì dovevi fartelo tu, Non è che... Non è che potevi tenere premuto la corsa e andava su, dovevi stare a mirare. E io avrei dato questa possibilità qua. Cosa dovrei fare qua? No. Così? Questo dovrebbe tenerlo in equilibrio.
Qui hanno... Ok, adesso bisogna riempirlo d'acqua, evidentemente. Non trattiene l'acqua. Adesso trattiene l'acqua. Oh, bisogna rifare